Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare un paio di cuffie un po' diverse da quelle che recensiamo di solito, che per lo più trattano di periferiche da gaming. Oggi andremo a recensire le Vimoda XS, che sono delle cuffie di un brand californiano, precisamente con sede ad Hollywood, che ispira i propri prodotti al design italiano, ma la progettazione delle proprie cuffie risiede appunto in California. Come possiamo vedere, la confezione è davvero curata nei minimi dettagli, specialmente nella parte superiore dove troviamo questa specie di striscia in pelle che ci permetterà anche di trasportare la confezione agevolmente. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto e il produttore, mentre nel retro alcuni testimonial del prodotto e lati alcune caratteristiche tecniche del prodotto stesso. Inoltre ricordiamo che queste cuffie sono compatibili con sistemi Android e con sistemi iOS. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Per aprire la confezione, dobbiamo munirci di forbici o comunque di un taglierino e rimuovere questa piccola fascetta in tessuto per riuscire ad accedere alle cuffie e alla confezione in pelle. Fatta questa fascetta con un pratico bottone, quindi come abbiamo detto la confezione è davvero curata ai minimi dettagli, avremo accesso alla parte interna della confezione e possiamo procedere dunque a rimuovere il bundle e le cuffie contenute all'interno. Il bundle si compone di un piccolo opuscolo che conterrà una card per la registrazione sul sito Vimoda e per accedere dunque a un supporto tecnico per le cuffie, che vedremo comunque nel dettaglio durante la recensione scritta sul nostro sito. E troviamo un pratico astuccio che ci permetterà di trasportare le cuffie dove vorremo. Anche sul astuccio è presente il logo Vimoda e nella parte bassa è serigrafato. Procediamo dunque ad estrarre le cuffie da questa pratica confezione. Ovviamente è anche presente un gancio. Le cuffie, come possiamo vedere, sono davvero davvero di ridotte dimensioni. Hanno un design foldable. Troviamo anche un pratico cavo rivestito in treccia di tessuto che la Vimoda definisce rivestito in Kevlar, che è un tessuto, un materiale molto resistente. Infatti il cavo viene dato per circa 1 milione di piegature del cavo stesso. Il connettore è un connettore classico jack 3,5 mm placcato in oro, quindi per assicurare la maggiore qualità delle cuffie stesse. È presente anche un controller One Touch per l'attivazione della chiamata o per la disattivazione. Ed eccoci qui di fronte alle cuffie. Come possiamo vedere, entrano in un palmo di una mano, quindi sono davvero davvero ridotte. Il peso è di circa 190 grammi, quindi non sentiremo praticamente le cuffie una volta indossate. Il design è davvero elegante. Troviamo una serigrafia del logo Vimoda sulla headband, che è rivestita di un materiale quasi bucciato. I padiglioni sono da 40 mm, anche se non sembra, e sono rivestiti di un materiale molto soffice che ci permetterà di attenuare la pressione sulle nostre orecchie. Inoltre, la Vimoda ci dice che la headband è praticamente, come possiamo vedere, ampliabile, o comunque avremo la possibilità di allargarla senza problemi, in quanto la struttura è in metallo. I plate sono intercambiabili, ma vengono forniti come accessori. In questo caso, noi abbiamo la versione di colorazione nera. Abbiamo anche la possibilità di estendere la dimensione delle cuffie e troviamo anche una comoda imbottitura nell'interno della headband. Inoltre, la Vimoda ci ha fornito anche un pratico microfono con cui avremo la possibilità di rendere questo paio di cuffie anche un headset per conversazioni o comunque per il gioco. Andiamo quindi ad estrarre il microfono dalla confezione. Ok.
Come vediamo anche qui la confezione è molto curata, troviamo una card che ci ricorda che avremo una garanzia, è un anno di garanzia, scusate, per questo microfono, e andremo ad estrarre in questo momento il microfono ospitato in questa sagoma di plastica insieme al suo controller. Un attimo di pazienza perché è abbastanza sistemato molto bene all'interno di questo piccolo. Ok, non riusciamo ad estrarlo in quanto è il foro per espellere il cavo è davvero di ridotte dimensioni. Dovremo comunque. Ok, facciamo così in modo che riusciamo a vedere. Scusate ancora, ma è un procedimento che dovrebbe andare fatto successivamente a questo video unboxing, ma essendo in diretta lo facciamo adesso. Ancora un attimo, dovremmo quasi farcela. Sì, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Quindi, come dicevamo, la Vimodo ci ha fornito gentilmente un microfono che è comunque un accessorio addizionale alle cuffie, dotato sempre di un jack da 3,5 mm con un'asticella per il microfono completamente flessibile, quindi avremo la possibilità di metterla nella posizione che più ci aggrada per agevolare la comunicazione. È dotata di un controller, anche questo serigrafato, con una pratica clip da magari attaccare vicino alla nostra maglietta, alla nostra felpa. È dotato di un pulsante per attivare e disattivare il microfono e uno per regolare il volume. Nell'altra estremità troviamo un jack da 3,5 mm, sempre placcato in oro, ed un pratico adattatore dal singolo jack da 3,5 mm a due per collegare le cuffie al nostro computer. Altrimenti potremo sfruttare questo controller con il microfono per collegare le Vimod Xs al nostro smartphone. Inoltre, nella confezione principale delle cuffie è presente un pratico tappino che andrà posizionato nella parte bassa delle cuffie, in modo per proteggere l'ingresso da eventuale polvere o altri agenti atmosferici. Per questo è tutto, quindi vi rimandiamo per ulteriori immagini e per la recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.